della Simona dovrebbe essere abbastanza vicina, quindi dovrebbe fare il tempo a raggiungerci. Allora aspettiamo 2 minuti. Claudia, se basta il... Lei si è chiamato 10 minuti fa, gli era uscita da Capannori ora, 10 minuti fa. Così un po' c'ha, altri 25 minuti, altri 20 minuti tutti. Poi c'è traffico, lassù. No, no, nulla, sono noi siamo usciti da lì che hanno. Cosa vogliamo fare? Fai un giro di presentazione, qualcuno non ci si conosce magari. Vabbè, sono Luciano Valderi dell'Arte di Capo. Maria Manfredi. Maria Manfredi, Agatha Massa, Nicolino. Siamo presti, Agatha Pistoia. Agatha Sesto Fiorentino. Dormendo, no? Campi Bisenzio, allora. Anche Campi Bisenzio. Monica Pistoia. Franco, Luca. Francesca Empoli. Mara dell'Arte di Valentino. Iva dell'Arte di Francesca. Patrizia Arte. Bruno Arte Versilia. Giorgio Arte. Claudia Sant' Luca. Lorenzo Arte. A me mi hanno già pizzato, me lo vorrei dire. Luca avrebbe dovuto esserci anche una ragazza giovane che è la nipote, che è la servitrice, che è la nipote della Claudia, invece purtroppo gli è venuto un fuoco di Sant'Antonio e quindi con questi guardi sì, non è che sia veramente bene. Bene. Partiamo dal giorno prima, dicevi? Mettiamo giù cosa vogliamo fare il giorno prima. Siamo a una conferenza stampa, quindi diamo. Perché? Non è che io deciderei se facciamo il congresso, poi decidiamoci prima. Ma il congresso penso si faccia Valentino, non è? No, sto scherzando, il congresso, dire che le cose sono connesse. Sono connesse, capito? Però visto che il congresso secondo me è la cosa più, abbastanza più semplice da organizzare. Quello del giorno prima lo decidiamo anche all'ultimo momento in base a... Perché se devi, vuoi invitare Scafato, vuoi Testino e compagnia, gliel'ha detto... Dipende da cosa vogliamo fare, se vogliamo fare come prima qualcosa... Di sostanzioso. Allora, se vuoi fare qualcosa di sostanzioso da un punto di vista scientifico, vuoi fare qualcosa di sostanzioso da un punto di vista politico o strategico. Questo deve dire, la presidenza deve decidere. No, sicuramente politico strategico. Allora... Viene... Ho bisogno di... Ah, una penna che scrive. Io scusate, penso che lo scopo di fare il congresso regionale uno sia anche quello per cercare di migliorare anche sul territorio la visibilità delle associazioni, quindi quello che dice da un punto di vista territoriale l'aspetto che può avere il congresso non sia legato a far venire il Testino Scafato, ma sia secondo me lavorare invece sotto un altro aspetto, magari di coinvolgimento di realtà sul territorio. Che possono essere, non so, vanno trovate chiaramente. Non so se Massa ha già qualche idea su questo. Ma riguarda cosa? Al giorno prima o a giorni prima, non so. Il giorno prima deve fare qualcosa di sostanzioso. Le associazioni la rete non ce l'hanno, ragazzi. Nessuna delle nostre associazioni ce l'ha una rete. Perché? Perché? Se il giorno prima fai qualcosa che richiami a livello regionale, in cui viene l'assessore, viene una serie di cose e fai delle proposte forti a livello regionale, consiglio regionale, fai dei deputati eccetera, se lo fai strategico politico. E riunire la rete a livello locale, che idee? Non so.
Che idee tira fuori la, se la rete a livello locale? Se no fai una conferenza stampa invitando qualcuno di locale, però... Devi fare delle proposte rivoluzionarie, eh sì, se non fai le proposte rivoluzionarie i giornalisti che ascoltano, le secchie delle associazioni dicono dobbiamo metterci in rete, dobbiamo sostenerci, dobbiamo essere uniti, viva il CESFO, ti viva questo, e alla fine proposta sì, politica, quale? Il congresso viene presentato, però noi dobbiamo, io sono d'accordo con Valentino, sfruttare al massimo l'occasione della politica territoriale, che sicuramente alla regione ci avevano già pensato, a chi in Italia vediamo un attimino, sicuramente ci vorrà il sindaco, però se noi decidiamo su che linea andare, poi dopo il nome, cosa a chi invitare, i rappresentanti della zona non ci sono problemi, però a livello di VAC è presentato un progetto regionale eccetera, sì, ma l'organizzazione è una cavolata, l'idea cosa andiamo a proporre alla regione Toscana, che si va a proporre alla regione Toscana. Ma perché per forza dobbiamo presentare qualcosa, cioè nel senso un progetto? Sì, e se no che richiamo hai? Che richiamo hai? Niente, non c'è nessun richiamo. Cosa, ma... su che obiettivo? Guarnieri ha puntato sull'omicidio stradale. Noi su che cosa puntiamo? Perché in questi anni chiacchiera, non abbiamo mica inciso più di tanto. Perché le incisioni a livello preventivo non servono a niente da solo, se non modifichi qualcosa a livello amministrativo o legislativo. Se non di pari passo non va la... che ti posso dire, te dici, no? Bevande alcoliche, va bene? Io sono andato all'associazione se stessa a prendere già, cioè alle 10:30, non c'ero riuscito ad andare prima, sono arrivato, c'erano i genitori che mangiavano, che avevano finito mangiare, chiacchieravano, aspettato, perché come tu porti via il figliolo se tu vengono via tutti, sono come le mucche, allora... aspettato, sono andato al bancone, associazione sportiva Sestese, che è la più grossa di calcio della zona, eh? E ho detto per favore mi dà un drink alcolico, e stavano facendo tutti drink alcolici, ragazzi giovani alla cassa, mi hanno detto un credino bianco, credo. Io devo fare in modo che la regione, ad esempio, approvi con una delibera che tutte le associazioni che sono legate alla sanità o alle attività sportive non possono commercializzare su alcol, tabacco o bevande che siano rischiose per la salute, compreso gli energy drink. Punto. Io devo puntare a questo come associazione. La prevenzione, sì. Se trovo quello interessato, la fama, poi dopo passa. Passato quel presidente dell'associazione Sestese che modifica magari e fa tutti i drink analcolici, viene quello dopo e dice chi se ne frega, vodka, e non hai durato nulla. Io la penso così, perlomeno io mi sto muovendo così. Vabbè, come a Lucca cambia il direttore generale, rivendono l'alcol in ospedale, ne arriva un altro, e qual è l'obiettivo? L'obiettivo di delibera regionale in cui i bar e gli spacci interni degli ospedali di tutta la regione Toscana non possono commercializzare su alcol e tabacco. Claudia! Credo che noi dobbiamo puntare a questo, oltre che a fare azioni di prevenzione. Per me, io propongo questo, poi decidete. Sono, posso essere abbastanza d'accordo, Valentino, su quello che stai dicendo, però sono proposte che secondo me potremmo metterci lì a attivare quel bene e pensare in un certo modo, non soltanto si vorrebbe questo, si vorrebbe quest'altro. Io parlo da un presupposto, Manfredo, sembra che tu abbia inviato una richiesta, io non riesco a... Se non ci muoviamo mai, non domandiamo mai niente... Pronto? Ciao Manfredo! A me va benissimo muoversi anche su quel lato lì. Sì, ma dove me l'hai mandata? Di metterci anche altre cose dentro. No, me la devi mandare a segreteria Arcat Toscana. Allora aspetta, sì, perché sono col computer. Sì, vabbè, se ci muoviamo per tempo, fatti dire tutto. Se no provo io,
e a presentarsi. Mi trovi all'assessore Arca Toscana? Di per lui con delle richieste di proposta su alcuni argomenti mirati. Arcat Toscana, no, Arcat Toscana. Che sei più dentro anche a... Io credo che intanto sicuramente il nostro congresso dovrà servire, sì, sicuramente anche come veicolo per portare, chiedere, dare una certa visibilità, ma soprattutto deve servire per un confronto nostro anche interno, quindi creare delle linee guida sulle quali poi continuare a lavorare. Ragione per cui certamente il progetto del programma è più legato alla giornata ma Fredo Bianchi, eccoti qua, accetta. È quello che precede il congresso. Ci sei? Che eventualmente ti chiamo, eh? È un qualcosa. Ti chiamo con video. Quindi, mi vedi? Ma non per voler fare il salmone. Butta giù, Butta giù. Perché credo che avvicinare. Ma Fredo in linea! Sì. Io mi vedo. Ci vedi tutti? Poi ho messo brutto. Sei un po' più brutto. Vai a fare un lifting per favore. Ecco. Vai, va bene. Vado per dire, vado in banda. Ci manchi te. No, manchi te, manca tutta la costa. Cioè, noi ti niente questo? Si parlava del... Io mi sento. Stava discutendo del giorno prima del congresso, è chiaro che... Aspetta, ci ho da caricare della roba, Il giorno prima dobbiamo cercare di creare un evento che crei un'attenzione, sì, certamente, a tutti quelli che possono essere interessati. Il fatto che non abbiamo una rete non significa che non dobbiamo continuare a provare a cercare di crearla, quindi chiaramente... Quello deve fare prima. Sì, ecco, quindi chiaramente l'idea di un convegno su cosa lo vogliamo fare e come lo vogliamo fare, anche questa è una parte di dobbiamo uscire fuori dalla riunione di oggi e quanti giorni prima e come viene condotta, se è una cosa di mezza giornata, se è un seminario, se è un pre-congresso, dimmi. In vero senso della... ma anche presentare e anche delle... Non senti nulla? Franco, parla veloce, parla bene. Ma non può sentire, non fa sentire. Ci dicono che è un casino che tu senta. È all'aperto e c'è poco da fare. Non abbiamo un microfono direzionale. Ma attaccare un microfono qui e uno parla dentro un microfono? Guarda, io posso prenderti anche un microfono e... Ora facciamo questo tentativo anche. Si fa un tentativo, ma Manfredo. Comunque, certamente va impostata una giornata di avvicinamento al congresso, che non è detto che debba essere. Giorno prima, due giorni prima, certamente aiuta molto di più a ricordare l'evento nostro. Però. A ridosso, dice. Però vuol dire anche una questione più impegnativa, perché poi se noi facciamo un incontro pre-congressuale di stimolo, facendo venire, dobbiamo far intervenire anche delle persone e cominciare a far venire delle persone fino a massa, se un numero sufficiente va valutato anche questo. Se no che cosa facciamo? Facciamo come ha detto Luciano più una conferenza stampa che non un incontro dedicato. Ma quindi, quando è che avevamo ipotizzato un incontro con testina? Un direttivo mi sembra? No, ma era venuto fuori nel discorso che si parlava del congresso. Nel direttivo però. Se noi facciamo un pre-congresso deve essere rivolto anche alla cittadinanza di Massa, quello che dico io, destinato soltanto a noi, perché sicuramente destinato soltanto a noi a raggiungere Massa, poi se lo faccio di giovedì
si possono spostare 30 persone il giovedì e pensare che due giorni dopo mi riportino di parte. Una settimana prima è troppo presto perché poi la gente se si scorda, che deve essere legato molto vicino al congresso, ho detto di giovedì per il congresso proprio venerdì, ma più che altro destinato alla popolazione, pubblicizzato. Ecco perché dicevo la amministrazione, ci vuole la collaborazione del sindaco. Ma tu ci credi come me? Io ero andato a questa piagione, mi dici dove devo andare? Ma io vedo tutto il fiume. Ah, betone, bisogna fare la betone. Io dico sbagliato. Con Pietro dove andare? Ma chi ce l'ha detto? E io Cira, che è una piazza. Io lo dico sempre perché si sbaglia proprio all'ultimo, quando uno è arrivato sbaglia, perché hanno fatto quel cacchio di notte strano, con quell'affare che entra sotto, uno va dritto, poi chi non è qua, vai a dritto, non prendi giusto. Ma che macchina c'hai? Sì, ma si sbaglia a 50 metri. Claudia, andiamo avanti. Però Franco, chi parla deve venire a parlare lì. C'è Manfredo. Un po' di ventilato. Ma qui è sempre ventilato, a volte dà anche noia, no? Ora che ci vorrebbe. Lui ha detto, ma Dio, non mi sono portato là. Sì, no, ma siccome poi quando stasera c'è la freddo. Ma che fate la conferenza a voi? È il comitato esecutivo, vedi che c'hanno il presidente e due segretari. Io ho le mie segretarie personali che mi borbottano le orecchie e poi oh madonna, vedete il condizionatore qui? A livello locale tu puoi muovere. Io faccio la salva. Oh Franco. Ci senti Manfredo? Ma l'aria condizionata lì del fiume non è che funziona tanto. Come? L'aria condizionata del fiume. Del fiume. Stava a cambiare. Ma sì, ma infatti io ero rimasta al corso della conferenza stampa. Mi ha proposto lui che aveva 47. Si è ridotto bene. Come? Lui ha ridotto bene sulla piscina. Grazie. Io ho il no, c'ho il lavatoio. D'estate quando fa proprio caldo. Lo riempio. Per il nostro non è tanto grande. Non so qual è, perciò non ci vedo. Questo è il microfono. Qualcuno mi ha battuto. Prova un po' Franco. Puntuale. Accendilo. Sì, io l'accendo. Sente soffiare. Però. È che deve sentire. Senti? Io sento bene. Senti bene? Non so se sento dal microfono o dal computer, ma sento. Va bene, c'è qualcosa. Che no, dovresti sentir meglio. Io scusate, c'è un provino, non c'è il vado, non do io. Allora, io quello che ha detto Vale lo condivido, ma secondo me non è forse il congresso il momento adatto. Non è, allora, no, non facciamo no, il pre-congresso. Il congresso è una sì, cosa, ma io parlo come congresso come momento. No, ora parla Luciano, ti senti? Lo senti? Luciano, io intendevo come. Avvicinamento al congresso è un'altra cosa. Sì. Ma io intendevo il periodo, nel senso, secondo me il percorso che dice lui è un percorso che deve essere fatto un po' alla lunga, no? Cioè va mediato, va discusso, eccetera. Secondo me un momento interessante pre-congressuale potrebbe essere di coinvolgere qualche cosa a livello locale, rivolta alla comunità, che ti richiami anche poi la gente alla fine al congresso. Che può essere legato a. Piove. Può essere legato anche a un fattore che magari anche nella zona può essere interessante. No? Nella zona del Massa, ad esempio, questi ultimi anni ci sono stati diversi episodi legati alla movida
e quindi a giovani e ragazzi, e quindi sì, creare un evento, lo qualcosa senti? Che è legato ai giovani, quindi più al divertimento, giovani, uso di alcol, lo abuso di alcol, ora? Secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Io ti sento sempre. Di prevenzione, un discorso che non va a incidere nel futuro. Io ti sento. Mentre una presentazione di una richiesta ufficiale all'assessore o compagnia bella è una cosa che va a incidere. Piccola, grossa, quella vedremo un attimo cosa andare a chiedere e cosa proporre. Però a livello locale, lo stavo dicendo a loro, sicuramente se dobbiamo rivolgersi alla città, per la partecipazione alla cittadinanza di massa. Ecco perché va coinvolto il sindaco di massa e gli assessori, perché è un conto e se mi presento io come Arcat e basta che organizzo una cosa, è un conto se il sindaco di massa insieme a me, no, la fa insieme a me. Certo. Io ti aggiungerei anche giovani, che non è... Questi giovani vanno bene un prodotto. Oh, oh, perché io sono giovane e non mi sento... Non ti preoccupare che giovani ci sono. Ragazzi, ma la fascia, ma la fascia d'età, la fascia d'età che ha più problemi, voglio dire, nei bere, sono i sessantenni. Sono le casalinghe e i pensionati. Quelli conclamati, ma quelli acuti. Non pensare che nel mondo giovanile non ci sia il problema, eh? No, il problema c'è, è grave. Dice che a livello di soprattutto psichiatrico stanno arrivando ragazzi molto persone molto giovani che hanno già sviluppato una dipendenza. Ma a livello rischio bevendo come bevono si lesionano subito il sistema nervoso. Come hanno mantenuti per tutta la vita? No, via, andiamo dentro, Franco. No, qui è stampa, però si è chiuso il cielo, si sta sempre un vento. Tentando non nuoce, almeno più di 6 mesi a tentare. Vabbè, intanto partiamo, cerchiamo di... Sì, il pre-congresso sicuramente è inutile, cioè investire su un qualcosa che riguarda noi per una crescita nostra regionale, ma anche per un confronto e anche una linea guida di quelli che saranno i lavori prossimi, dei prossimi anni, quindi anche della prossima eventuale... ma anche con impegno, il fatto, l'impegno che dovrà prendere un po' l'associazione a dove andare, quindi ora è già un bel po' che non facciamo un congresso, chiamiamolo programmatico, anche se quello di Livorno di programmatico secondo me ci aveva di molto poino, ma insomma detto questo l'ho detta in livornese per ricordarmi dove l'ho fatto. Di programmato, sì, per quello che volevano fare, sì, bravo. Detta questa. Ma programmatico era un'altra cosa. Chi è che ha portato Nuvola e Phantom? L'ultima che è arrivata. Per ultima l'ho chiappata. Va bene, allora, comunque intanto io Franco, direi, lì, secondo me è giusto quel discorso che hai fatto te, anche per effettivamente anche una riflessione nostra interna, visto anche poi le difficoltà riscontrate negli ultimi tempi in vari settori nostri, partecipazione a lavori, direttivi, banca dati, poi ne vogliamo mettere anche tante altre, secondo me è importante trovare un momento, io non so se può essere il congresso regionale il momento adatto o meno anche per una riflessione di questo genere, ecco. In virtù anche di una prospettiva futura di un cambio di presidenza e resto. Certo. Ma allora, diciamo che forse vale la pena iniziare a fare un punto, mettere un punto fermo. Allora sappiamo che abbiamo una data, che abbiamo una sala consiliare e possiamo cercare di forzare la mano all'amministrazione che ci ospita. Questo è un dato di fatto. Ora cerchiamo di capire. Cioè, io ve lo vorrei dire, ma comincia a piovere. Ora, ma Polazzi che smette, dai. No, smette, ci fa il bagno. Andiamo dentro. Andiamo su.
Sei sicura? Non ci mettiamo lì. No, magari viene 3 secondi, 5 sì, minuti, sì. Ti bagna, ti ammezza. Claudia, spostiamo mamma nella di là in cucina. No, certo. Non c'entriamo lì, Franco. Sì, c'entriamo, cioè in qualche maniera c'entriamo. Se continuiamo così vedrà che c'entra. No, io andavo su che, vabbè, come ti pare, Franco? Roberto, rimani